Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Bene, stiamo fermando un po' tutti quanti i video che abbiamo in piedi per dedicarci a questo video che riteniamo sia necessario e importante. Vogliamo iniziare subito a gamba tesa e cominciare con fare un piccolo indice di quello che tratteremo nel presente video. In primo luogo vogliamo fare un volo panoramico di quelli che sono i principali conflitti bellici attualmente sul pianeta. Poi vogliamo parlare del trattato di non proliferazione nucleare. Molto importante questo trattato. Nasce nel 1968, ma di questo ne parleremo appunto nel presente video. Dopodiché vogliamo ovviamente argomentare la situazione della Corea del Nord. Poi vogliamo parlare di un argomento molto importante, ovvero dimostreremo come i missili non sono intercettabili, i missili intercontinentali non sono intercettabili. Questo è molto importante perché stiamo vedendo molti video improvvisati, soprattutto quelli che abbiamo visto, noi li chiamiamo i gnosticini, sono quelli che fanno parte del mondo gnostico, della New Age, eccetera, eccetera, che praticamente stanno creando disinformazione. Con questo non vogliamo dire che lo facciano tutti, no, ci sono, c'è un piccolo gruppo di gnosticini che appunto sta dicendo che non ci sarà nessuna guerra, di stare tranquilli, che i missili sono intercettabili. Benissimo, vedremo questo, vi mostreremo dei fior di servizi delle principali catene televisive del mondo, anche in altre lingue, poi insomma provvederemo noi a fare le necessarie traduzioni dove appunto lasceremo parlare gli esperti, eccetera, eccetera. E infine poi aborderemo appunto il tutto alla luce, giudicheremo tutto quello che sta accadendo sul pianeta Terra alla luce della parola di Dio. Questo è un canale cristiano che tratta la parola di Dio a 360 gradi, quindi sarà un video soprattutto escatologico. Nello specifico andremo ad abordare il discorso che si trova in Apocalisse 6, verso 1 e 2. Poi parleremo ovviamente di conseguenza all'uomo che adotterà questo pseudo disarmo nucleare, vogliamo sottolineare il termine pseudo, eventuali e ulteriori, e come già detto il tutto con l'ausilio dei mass media, giornalisti, professori di università, notizie ufficiali. Tutto quello che tratteremo qui in questo video appunto trova un riscontro dai professionisti, dal mondo accademico, ok? Qui non ci sono ufologi improvvisati, diplomati che vanno in giro a dire cose senza neppure avere una mera specializzazione, mera tra virgolette. Bene, ora, non so se entrare subito nella navigazione virtuale, ma aspettiamo. Allora, entriamo subito, come già detto, a gamba tesa, senza stare troppo a girarci intorno. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ok, che va dal 39 al 45, nasce l'ONU. C'è tutto un discorso qua infinito se si va a indagare, insomma, però adesso bando alle speculazioni, le cosiddette speculazioni che poi non sono altro che la verità. Insomma, nasce l'ONU. L'ONU nasce il 24 ottobre del 1945, aderiscono a questa 193 stati su un totale di 196 stati, parliamo di stati con sovranità. Benissimo. La sua sede si trova a New York. Le agenzie che fanno parte, almeno quelle principali, che fanno parte di questa, diciamo, organizzazione sono l'UNICEF, che tratta il mondo dell'infanzia, l'OMS tratta la farmacia, la FAO alimentazione, agricoltura, l'UNESCO scienze e cultura, e per chi insomma segue questi argomenti alla luce della realtà dei fatti,
sappiamo perfettamente che tutte queste organizzazioni sono prettamente governate dalla massoneria. Noi abbiamo fatto un video intitolato, dura 4 o 5 minuti, ufologia uguale massoneria o massoneria uguale ufologia. Sono stati intervistati dei massoni, loro stessi hanno detto, che citando alcune di queste organizzazioni, che sono organizzazioni prettamente di stampo massonico. Bene, ve lo volevamo dire, insomma, se lo volete accettare, chi pensa che la massoneria sia una cosa buona è libero di sognare, insomma, ognuno ha le proprie chimere, per carità di Dio. Ora, il progetto dell'ONU, per chi non lo sapesse, è uno dei suoi bracci principali per la sua concretizzazione è stato il famosissimo cognome Rockefeller. Rockefeller ha curato, insomma, diciamo, per esempio l'architettura del palazzo dell'ONU. Credo che l'architetto fosse sposato con una figlia dei Rockefeller, vado a memoria. Se ho detto una sciocchezza, correggetemi, no, questo non lo metto nero su bianco. Comunque sappiamo che i Rockefeller ne hanno curato il progetto architettonico. Hanno curato la compravendita del terreno e a quanto pare questo terreno dovrebbe far parte proprio del patrimonio dei Rockefeller. Quindi, diciamo, c'è stato un forte, come dire, un forte aiuto da parte di questa famiglia, che sappiamo che è una famiglia che lascia molto a desiderare su più punti di vista. Sappiamo che i Rockefeller sono di lignaggio satanico generazionale e sappiamo che i Rockefeller sono dei massoni. Sappiamo che addirittura Rockefeller, che adesso, diciamo, è morto da poco tempo, aveva e ancora esiste ovviamente una loggia massonica personale. Beh, ovviamente quando si va dietro il denaro, quindi non solo i Rockefeller ma soprattutto i Rothschild o Rothschild, sappiamo che poi dietro c'è sempre Babilonia la Grande, perché poi questi non fanno altro che far da prestanome, basta seguire il denaro, ovviamente non gli spiccioli ma le grandi, insomma, i grandi flussi di denaro. Si sa, sono state fatte fior di denunce, che le borse non sono altro che un qualcosa di, tra virgolette, legale per lavare, per riciclare il denaro sporco, il sporco dei mali affari. Perché un conto è riciclare decine di milioni di euro o qualche miliardo di euro, ma quando si parla di migliaia di milioni di euro, a quel punto l'unico sistema è la borsa. Questo è molto importante. Queste cose non fanno parte del presente video, ma comunque ci sono fior di personaggi al mondo che hanno scritto libri, giornalisti, specialisti in economia, premi Nobel in economia, insomma, di queste cose in qualche video le abbiamo già accennate. Nel 1968, dopo il 1945, nascerà il trattato di non proliferazione nucleare. Okay. La maggior parte dei paesi aderiscono a questo trattato di non proliferazione nucleare concede a tutti coloro che vi aderiscono di poter attuare la proliferazione nucleare, però ai fini elettrici. Purché lo dicano? Ora non entreremo nello specifico con la situazione dell'Iran, quando nel 1950, insomma, con gli americani che gli stavano dietro, gli sono entrati dentro il paese, gli cominciano ad armare le centrali nucleari per la proliferazione nucleare ai fini però dell'elettricità, e quindi tutta quella struttura lì è struttura americana. Poi c'è tutta la storia, poi ci sarà il cambio di guardia,
loro si ribelleranno, si riprenderanno tutta quanta quella che è la loro sovranità, si riprenderanno il petrolio che prima, insomma, non gli, pur stando nella loro terra, voi sapete com'è, com'è il, come dire, il mondo. Praticamente gli americani e gli inglesi gli avevano, come dire, messo le mani sopra. Questo è un classico. Ora, qui si sta solo facendo informazione. Per noi non ci sono né buoni e né cattivi, né governi buoni né governi cattivi. Noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto al maligno. Quindi non si tratta di un governo piuttosto di un altro, che noi sappiamo che quando l'uomo si trova al potere, chiunque esso sia, poi sarà, come dire, si fa del male, lo possiamo vedere. Insomma, poi c'è tutta la storia. E poi, insomma, a un certo punto si arriva ai nostri giorni, quando l'Iran inizia nuovamente la proliferazione nucleare, però solamente, questo è successo parecchi anni fa, ai fini dell'elettricità. Però non lo disse perché il trattato di non proliferazione nucleare del 1968 prevede che qualsiasi nazione che vi sia aderita possa, sì, mettere in piedi, come dire, la proliferazione nucleare ai fini dell'elettricità, ma deve avvertire tutta quanta la comunità. Invece loro non l'avevano fatto, l'avevano fatto clandestinamente. Allora l'Europa si, come dire, si insospettì giustamente. E anche gli Stati Uniti, e gli disse all'Iran: ma scusa, perché tu hai messo in piedi la proliferazione nucleare ai fini dell'elettricità, che lo potevi benissimo fare, ma non hai avvertito? Quando appunto il trattato prevede questo, loro hanno risposto col lasso nella manica, perché se noi avessimo avvertito, poi gli americani ci avrebbero messo i bastoni tra i piedi e avrebbero fatto in modo che tutte le nazioni non ci vendessero il materiale per poter, insomma, c'è tutto un, come vedete, il mondo che ci circonda è un mondo. Questo molti anni fa, fino poi ad arrivare ai nostri giorni, dove costantemente anche l'Iran minaccia uno su tutti Israele di sterminarlo, e lo stesso Iran ha detto: in qualsiasi momento vogliamo, noi in pochissimo tempo possiamo co costruire delle bombe atomiche e delle bombe termonucleari, insomma, senza nessun problema, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è, appunto, come detto, noi qui in questo video faremo un volo panoramico molto generale su quelli che sono i conflitti bellici, per poi valutarli alla luce della parola di Dio. Ricordiamo che l'Iran viene profetizzato nella parola di Dio. Abbiamo anche fatto un video intitolato Iran-Israele guerra, no, poi non mi ricordo che altro porta il titolo, comunque lo trovate. E queste profezie si trovano due passi su tutti: Geremia 49, Isaia 17 dovrebbe essere. Iran, Siria, insomma, tutti questi posti sono ben descritti nella parola di Dio. E questo succede nel 1968, cioè nel 1968, ripetiamo, nasce il trattato di non proliferazione nucleare per quanto riguarda i fini bellici. Non di generare elettricità, perché, che ne so, per generare elettricità, se non vado errato, non siamo degli esperti, dovrebbe essere il 5% arricchire l'uranio al 5%. Mentre invece ai fini bellici si porta 80 e oltre. Negli anni 70-80 succede che si concretizza il boom dei paesi, ovvero le nazioni iniziano ad avvalersi del nucleare, ma utilizzando il mercato nero. Quindi ci sono diversi paesi o alcuni paesi che iniziano questo. Dopo questi paesi, subito viene il turno, quindi dopo gli anni 80, viene il turno dei paesi poveri, che iniziano anche questi a
costruire degli armamenti nucleari, termonucleari, nel mercato nero, eccetera, eccetera. Questi paesi sono il Pakistan e l'India soprattutto, ma anche la Corea del Nord. Quindi in pochissimo tempo ti armano, come dire, delle bombe atomiche e delle bombe nucleari, delle bombe termonucleari. Attualmente le nazioni che hanno appunto il nucleare sono diverse. Ovviamente abbiamo la Russia e gli Stati Uniti, ma poi c'è anche la Cina, poi c'è l'India, poi c'è il Pakistan. Si dice il Giappone, anche se non dovrebbe averla, tutti dicono che non ce l'ha, ma a quanto pare sembrerebbe che ce l'ha. Lo stesso Israele ha, si sa, 200 testate nucleari, ma non ha mai detto né di averle né di non averle, semplicemente non si è pronunciato. Poi abbiamo la Corea del Nord e poi solo Dio sa chi altro ce le può avere, ma insomma la strada che si prospetta è una strada dove molto presto, seguendo da questo passo, con questo passo, scusate, nei prossimi anni si presume che anche 30 nazioni potrebbero avere non solo il nucleare, ma il termonucleare. Girano molte frottole in internet, ma tante frottole. Alcune di queste frottole asseriscono che il nucleare, il termonucleare, costa un sacco di soldi e bisogna eliminarlo perché quei soldi si potrebbero utilizzare in maniera diversa. Allora, sul fatto che il nucleare va eliminato, noi siamo i primi a dirlo, perché il nucleare non è la volontà di Dio. Dio non ama né la conquista dello spazio né il nucleare, ma adesso lasciamo stare la conquista dello spazio. Tanto per fare un esempio, la conquista dello spazio ha l'unico fondamento bellico e contro l'umanità. Ovviamente queste cose a noi non ce le vengono a dire. Ci dicono no, per capire meglio e per evolverci. Infatti stiamo vedendo come il mondo si sta evolvendo e come l'essere umano sta sempre vie più meglio, sia economicamente che sotto ogni punto di vista, nonostante la cosiddetta conquista dello spazio, quindi sono solo bufale. Oltre che sappiamo, ripetiamo nuovamente, che dietro c'è appunto il discorso bellico e della sottomissione del genere umano. Ora, il nucleare non viene da Dio, viene da qualcuno, ovviamente, dal nemico, dall'avversario, da Satana, che magari tu non ci credi, ma sei libero di credere a quello che te pare, ci mancherebbe. Noi siamo cristiani e sappiamo che esiste. Quindi il nucleare viene da Satana ed è da condannare. Ora però, una volta condannato il nucleare, dobbiamo altresì dire che quando vi dicono che il nucleare va tolto perché è un qualcosa che costa troppo, vi stanno praticamente prendendo in giro, perché il nucleare è la forma più economica di fare la guerra e di vincerla. Con pochissimi soldi, ok, ti puoi costruire una bomba atomica. Con pochissimi soldi. Qualsiasi governo, anche il più povero sulla faccia della terra, può costruirsi più bombe atomiche, per quanto costa poco. Quello che invece costa tantissimo, tantissimo, sono gli armamenti, appunto, non so se dovrebbero definire convenzionali, scusate, siamo ignoranti in queste cose, noi trattiamo altro. I cosiddetti armamenti convenzionali, insomma, gli armamenti comuni. Tu prendi una portaerei, navi, i jet, gli aeroplani che costano 100 milioni di euro, 150, 200 milioni di euro l'uno, e ce ne vogliono centinaia e centinaia. E, insomma, la conquista dello spazio. Queste sono le cose che veramente partono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, quando con tutti questi soldi si potrebbe sfamare tutta quanta l'umanità. Pensate un pochino in che condizioni stanno. Quindi quando tirano fuori la pseudo scusa che l'armamento nucleare va tolto per questioni economiche, non è vero. Qualcuno dirà, beh, ma perché sei contrario a togliere
l'armamento nucleare. No, no, noi siamo a favore. Ma il fatto è che c'è tutto un discorso dietro, che appunto in questo video affronteremo. E la Bibbia lo aveva predetto, come al solito. Bene. Ora, il mercato nero prolifera a più non posso. La stessa Corea del Nord, che ha il nucleare e il termonucleare, crea anche mercato nero, perché non solo lei ha il nucleare, ma lo vende pure. Un po' tutte quante le malavite delle nazioni, tante malavite delle nazioni, sono state involucrate con il traffico della bomba atomica, tra cui, questo lo dico e quello dico e quello nego, anche l'Italia, anche la malavita italiana, 30-40 anni fa vi fu involucrata. Come facciamo a saperlo? Perché decine e decine e decine di anni fa un uccellino è passato e me lo ha detto a me di persona. Mo, dopo decine e decine di anni fa, va a capire chi è stato. Per dire. Ovviamente, se un uccellino me lo ha detto a me, immagino che tutto il popolo comune lo sappia. Benissimo. Quindi, il mercato nero del nucleare, veramente, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come già detto, l'Iran è una storia che va già dagli anni 50 in poi, per quanto riguarda la costruzione delle sue centrali, e c'è con la, poi c'è, vabbè, la rivoluzione islamica, insomma, eccetera, eccetera, il suo Ayatollah, Khamenei, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Ok, allora, vogliamo un pochino entrare nella navigazione con noi. Ecco. Bene, allora, da questo momento, ok. Allora. Ok, stai fermo. Eccolo qua. Ok. Allora, ci sono dei disinformatori, come già detto, lo vogliamo ripetere. Ci sono dei disinformatori. Ci sono dei disinformatori che praticamente vanno facendo video, no, non ci sarà nessuna guerra, anche perché uno dei motivi per il quale non ci sarà nessuna guerra è che i missili vengono intercettati. E quindi se uno lancia un missile, automaticamente quello gli intercetta il missile e poi, insomma, loro a sua volta potrebbero, eccetera, eccetera, mandare altri missili. E questo abbiamo visto dei video dei cosiddetti gnosticini che fanno questo ragionamento qui. Come al solito ci troviamo davanti alla menzogna, davanti all'incompetenza. Benissimo. Adesso noi vi mostreremo questo servizio man mano che parlerà. Si tratta di Hispan TV. Lasciate stare il canale loro di YouTube che trova il tempo che trova, ma la catena televisione vanta ascolti per decine di milioni di persone, quindi insomma è una catena molto 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 grande, quasi come RT, non dico forse, insomma, non, forse magari non quasi, ma veramente molto grande, perché RT forse, se non è la più grande, è tra le prime 5 al mondo. RT è una cosa incredibile. Quindi noi dobbiamo prenderle un po' tutte, dobbiamo prendere gli Hispan TV, RT, la CC, la CNN, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo ascoltare tutti, nei limiti, insomma, del possibile, e soprattutto ascoltare anche i cosiddetti giornali che non fanno parte del sistema, giornalisti che non fanno parte del sistema, insomma, soprattutto loro sono veramente
vanno sempre tenuti più in considerazione di qualsiasi altro, perché noi sappiamo che è un pochino tutto controllato. Ora, quando noi denunciamo il fatto che alcune persone vanno dicendo che non ci sarà nessuna guerra, due cose. Primo, noi ci auguriamo che non ci sia nessuna guerra, noi preghiamo che non ci sia nessuna guerra. Primo. Secondo, noi qui non diremo né che ci sarà una guerra e né che non ci sarà una guerra in questo momento. Una cosa è certa, la parola di Dio parla di guerra e di distruzione del genere umano quasi completamente. Cioè, su 7 miliardi di persone rimarranno meno di mezzo miliardo di persone alla fine di quello che sta per arrivare sul pianeta Terra. Facciamo molta attenzione. Ora, noi vi mostreremo questo servizio, dove appunto vedremo in questo servizio con specialisti, giornalisti, gente sul posto, se veramente questi missili sono intercettabili, ovvero non sono intercettabili. Perché c'è un fatto strano che a un certo punto Corea del Nord lancia un missile, lancia questo missile sopra il Giappone, passa sopra il Giappone, poteva essere un missile caricato con testate nucleari e con tutta la forza bellica degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, tutti quelli che staranno là che solo Dio lo sa, i giapponesi, la Corea del Sud, nessuno ha abbattuto questo missile e poteva essere carico. Come mai? Intanto sentiamo questo servizio. Man mano che parlano lo fermiamo e vi traduciamo. Está nuestro reportaje, gracias al equipo de detrás de la razón. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video world. Buenas noches, aquí en Teherán está stanno qui a Teherán. Francisco José Saavedra allá en Las Palmas y fanno la presentazione. Carlos Esteban, periodista en Madrid. Lui sta a Las Palmas, lui sta a Madrid e quest'altro sta a quanto pare in Iran o Teheran, sì, vabbè. Los dos periodistas reconocidos, muchísimas gracias. Questi due giornalisti riconosciuti, grazie. Comienzo contigo, Carlos, la pregunta de esta noche, ¿por qué los sistemas antiaéreos? La domanda di questa sera è perché i sistemi antimissili de Japón, los PAC-3. Vediamo. Noche, ¿por qué los sistemas antiaéreos de Japón? I sistemi antiaerei del Giappone, con los PAC-3, Corea del Sur también sus sistemas de defensa, e anche la Corea del Sud ha i propri armamenti di difesa, respondieron demasiado tarde, hanno risposto troppo tardi, aunque detectaron sí la trayectoria, anche se sono riusciti a detectare il tragitto di questo missile appunto lanciato dalla Corea del Nord. Después las autoridades japonesas se dieron cuenta que dopo allora le autorità giapponesi si sono rese conto che questo missile si stava dividendo in più parti. Eso alertaron a la población. E quindi hanno allertato la popolazione a alejarse. ¿Por qué, por favor? Ad allontanarsi. Quindi perché non l'hanno abbattuto? Questa è la domanda del milione. Bueno, un missile intercontinentale, los sistemas que existen, i sistemi che esistono contra este tipo de contro per fermare questo genere di armamenti, sono notoriamente inefficientes. È noto a tutti quanti che sono normalmente inefficienti. Muy difícil parar algo que va. È molto difficile qualcosa, molto difficile fermare qualcosa che va a esa velocidad, a quella velocità. Tenemos pruebas en otros conflictos. Abbiamo delle prove in base anche a precedenti ad altri conflitti. Que realmente hay muy poco que hacer, che in verità c'è molto poco da fare. Que detectarlos y l'unica cosa che rimane da fare è quello di detectare insomma il suo tragitto. Y bueno, hacer lo que hizo el gobierno japonés. E fare quello che ha fatto il governo giapponese, cioè andare ai rifugi. Poi vi faremo vedere il video. No hay mucho más que se pueda hacer. Non c'è niente più da fare. Ecco. Bien, voy también contigo, Francisco. El lanzamiento fue a las 6 de la mañana. Il lancio è avvenuto alle 6 della mattina. Sistemas de defensa de Japón fueron desplegados tarde, incluso. E la difesa giapponese si è attivata tardi. Los de Corea del Norte, dos horas después, hicieron ahí prácticas.
Esto quiere decir que si Corea del Norte decide poner en la mira a Japón. Allora, questo significherebbe che se Corea del Nord decidesse di mettere nel proprio mirino il Giappone o a Corea del Sud, o a Corea del Sud, il missile cadrà encima e nadie potrà pararlo. Il missile gli piomba in testa e nessuno può fermarlo. Questa è la domanda del milione. Esattamente come la dice la sistema. Esattamente come l'hai detto tu. I sistemi. Le attacche del missile balistico sono la portante dello sistema di difesa. Esattamente come la dice la sistema. Le attacche del missile balistico sono la portante dello sistema di difesa. Lo che ho capito è che hanno spiegato un missile balistico che si è in 20-30 ojivas, che sia. Quindi praticamente, come hai detto tu, i missili balistici vanno a una velocità forte. E praticamente sono indetettabili per i sistemi di difesa. Corea del Sud non tende a creerse questa amenaza di Corea del Nord, pensa che il paraguas degli Stati Uniti può passare. Va bene, perfetto. Questo è quanto. Allora. Ora, come abbiamo potuto vedere, cari amici in ascolto, tutti noi ci siamo sempre sentiti dire che praticamente esistono i cosiddetti missili per fermare altri missili. A quanto pare dipende che tipo di missile è, perché quando si parla di missili che sono intercontinentali, che addirittura ci sono missili che da un continente all'altro ci mettono 7 minuti, ora questi che c'hanno loro, che sono tra i più moderni al mondo, sono missili di una velocità pazzesca, che praticamente davanti a questi missili è praticamente impossibile fermarli. Ora, la conferma che quello che i giornalisti ci hanno detto è vero, è molto semplice e in parte abbiamo già risposto a questa eventuale domanda, perché se fosse vero che e i missili intercontinentali possono essere fermati, e forse falso il contrario, cioè che non possono essere fermati, la domanda del milione recita: allora perché Stati Uniti, la Corea del Sud e tutti quelli che staranno lì sul posto, gli stessi giapponesi che si sono visti passare il missile sopra le loro teste, domanda, perché non l'hanno abbattuto? Qualcuno ha dato una risposta, come al solito, sciocchissima, e ha detto, ma perché non c'era una bomba dentro, non c'era una bomba nucleare dentro? Domanda. Allora, tu, primo, come fai a sapere che dentro non c'erano bombe nucleari? Primo. Secondo, perché hai fatto evacuare tutta quanta la popolazione? Ecco qui il video, dove potete vedere come il Giappone fatto evacuare tutta quanta la popolazione, oltre che quello che abbiamo sentito dai giornalisti poc'anzi, dove loro stessi hanno affermato che il Giappone ha fatto evacuare tutta quanta la popolazione e che davanti un attacco del genere non c'è nulla da fare perché è imparabile, tranne quello che ha fatto il Giappone, appunto l'evacuazione e far sì che le persone vadano nei rifugi nucleari. Ecco qui il video dell'evacuazione del Giappone. Buona visione. Bien, queremos actualizar la información internacional de este momento. Vemos y escuchamos en pantalla cómo los ciudadanos de Japón fueron alertados sobre este misil identificado que fue lanzado por Corea del Norte y que sobrevoló territorio japonés. Eso ha sido confirmado por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien efectivamente ha
corroborado que sí fue lanzado este misil. Los antecedentes preliminares indican que habría hecho un viaje de más o menos de unos 2.000 kilómetros. Se habría desmembrado y algunas de sus partes habrían caído cerca del mar de Japón. Vedete, non c'è nessuno. Mantiene en alerta a los ciudadanos que han recibido incluso mensajes en sus celulares de tranquilidad para saber cómo reaccionar ante esta emergencia. Claro, ha habido andiamo avanti. Que los ciudadanos de ese sector buscaran albergues seguros como refugios subterráneos. En un primer momento, vedi, da parte della popolazione giapponese stanno dicendo insomma che si devono rifugiare in posti sicuri, sotterranei, eccetera eccetera, e potete vedere che non c'è nessuno. Vado avanti. Pubblicata al est del paese di Stati Uniti, del paese, sin che los ha informado en reiteradas ocasiones a los residentes del norte del misil, por eso una máxima de 15, Gonzalo se divide, que cayeron del norte, voló en de otros, pero de todas maneras pasó por encima. Ok, allora. Allora, cari amici, come avete potuto vedere, il missile in questione non è stato potuto essere fermato, ragion per cui tutti quelli che vanno facendo video infelici, specialmente questi gnosticini, quelli che abbiamo visto noi, no, state tranquilli che questi missili in qualsiasi momento li possono fermare, quindi nessuno mai lancerà un attacco, eccetera, 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 pur di dare addosso alla Bibbia, che invece la parola di Dio parla di guerre e di catastrofi nucleari. Le bombe atomiche sono state profetizzate dalla stessa Bibbia. Ci sono addirittura persone che, pur di dare addosso alla Bibbia, dicono che la terra è piatta. Pensate, pur di dare addosso alla Bibbia, mettono, come dire, in gioco la propria dignità razionale, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, il progetto Philadelphia nasce nel 1945 e dal progetto Philadelphia praticamente lì si lancia quello che è l'armamento nucleare. Da quel momento, insomma, l'armamento nucleare prende il via in modo proprio ufficiale. Benissimo. Nel 1947, quindi 2 anni dopo, viene creato un simbolico orologio chiamato l'orologio dell'Apocalisse, un orologio utilizzato da tutta quanta la scienza, da tutto quanto il mondo scientifico. Molto interessante come in questi ultimi giorni grande parte o praticamente tutto il mondo scientifico, accademico, non cristiano, sta parlando della Bibbia e sta utilizzando appunto termini biblici, mentre invece la Chiesa tace. La maggior parte della Chiesa non sta dicendo niente. Se ti vuoi mettere alla prova, facci caso, se tu frequenti una Chiesa, chiediti quand'è che il tuo pastore abbia parlato le ultime 2 volte, l'una a distanza dell'altra, del rapimento della Chiesa. Fatti questa domanda. Uno dei peccati più grandi che la Chiesa in questo momento sta commettendo è quella di non allertare il popolo. Ma questa è un'altra storia, che comunque fa parte del presente video. Benissimo. Quindi l'orologio dell'Apocalisse nasce nel 1947. Se voi ci fate caso, nel 1947-48 non nasce solamente l'orologio dell'Apocalisse simbolico creato dal mondo, ma parte in quel momento l'orologio di Dio. Perché nel 1947-48 parte l'orologio di Dio perché
la famosa, già ne abbiamo parlato, non ne torniamo più su, Luca 21, allora, dal 29, eccolo qua, riguardate il fico è Israele, quando avrà germogliato, noi sappiamo che Israele, come dire, per 2000 anni non è ha cessato di esistere come nazione, però dopo 2000 anni il fico, cioè Israele, ha rigermogliato dal momento in cui gli ebrei nel 1948 ritornano in Israele, da quel momento parte l'orologio di Dio. Tra il 47 e il 48, perché comunque la risoluzione che adottò l'ONU fu la 181 e risale al 1948. 1947 appunto, e nel 1948 ci fu il rimpatrio, quindi contestualmente al fatto che da quel momento inizia l'orologio di Dio, che è l'ultima generazione, infatti ancora ci sono persone che sono nate nel 1948 che ancora sono vive, ecco, e tutte queste cose si concretizzeranno mentre ci sia almeno una persona su tutta la faccia della terra nata in quell'epoca, in quell'anno, 47 o 48, che sia viva, che tutte queste cose si concretizzeranno. Quindi rapimento della Chiesa, grande tribolazione, seconda venuta di Cristo, il mondo attraverserà quelle che sono le più grandi sciagure che abbia mai visto, la più grande persecuzione che ci sia mai stata, la terza guerra mondiale, la distruzione di tutto il genere umano, salvo pochissime unità. E solamente chi avrà creduto in Cristo potrà scampare, poi vi diremo come. Perché la Chiesa non è stata chiamata, come dicono gli apostati, a passare per la grande tribolazione. La Chiesa non passerà per tutte queste sciagure che stanno per giungere sul pianeta Terra, ma noi ci troviamo negli eventi pre-apocalittici. Quindi, guarda caso, nel 1947-48 parte l'orologio di Dio e proprio nel 1947 il mondo scientifico crea l'orologio dell'Apocalisse. Strano, vero? Noi sappiamo che queste persone conoscono la Bibbia, questi massoni eccetera eccetera, ecco perché i massoni hanno la Bibbia nella loro loggia, ma non per onorarla. Bene, nel 1947, che era appena finita la seconda guerra mondiale da 2 anni, questo orologio segnava 7 minuti. Nel 1991, quando ci fu il famoso trattato tra Russia, Stati Uniti eccetera eccetera, questo orologio segnava i 17 minuti alla mezzanotte. La mezzanotte è l'ora del crack, l'ora, la cosiddetta fine del mondo. Oggi ci troviamo nel 2017, all'inizio di quest'anno, gli esperti, gli scienziati e tutti quelli che lavorano, insomma, in questi ambienti, hanno portato questo orologio da circa 2 minuti e mezzo dalla mezzanotte. Ci troviamo a un passo in questo momento sull'orlo della catastrofe e stiamo parlando di gennaio, adesso siamo a settembre del 2017 e a gennaio questo caos con la Corea del Nord non c'era, quindi veramente la situazione non è da sottovalutare. Ora, un altro fatto da non sottovalutare è che, come abbiamo detto, la generazione parte dal 1947-1948, c'è una profezia nella parola di Dio che si trova in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, i primi versi, 1, 2, 3 e 4, soprattutto il 3, che dice che quando diranno pace e sicurezza, allora una improvvisa ruina verrà su di loro. E tutto questo ha a che fare con tutto il discorso che stiamo facendo. Se voi notate bene, quando nasce l'ONU nel 1945,
Nel loro sito, attualmente nella loro home page, si trova scritto, credo che in questo momento forse l'abbiano tolto, ma se andate in quelli precedenti lo trovate, nelle immagini precedenti lo trovate, e comunque ci sono le pagine che parlano di questo, che l'ONU, come tu aprivi il sito, forse ancora oggi, trovi scritto pace e sicurezza. L'ONU ha delle pagine dedicate proprio a questo. L'ONU è stata creata proprio per pace e sicurezza. Quindi, così come nel 1948 parte l'orologio di Dio, 47-48, e si entra nell'ultima ora, con la creazione dell'ONU, guarda caso, sempre in quell'epoca lì, due anni prima, nel 45, si dice pace e sicurezza, si entra proprio nell'ultimo periodo, l'ora della mezzanotte. Troppe coincidenze, cari amici, troppe coincidenze. Ve lo vogliamo far leggere. Prima Tessalonicesi 5, eccolo qua. Ora, quanto ai tempi, alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, che è il periodo della grande tribolazione, di questo già ne abbiamo parlato, verrà come un ladro di notte, perciò che quando diranno pace e sicurezza o sicurtà, allora di subito sopraggiungerà loro una perdizione. Ora, oltre a questo, in questo momento il mondo sta chiedendo a più non posso pace e sicurezza, ma andiamo piano. Attualmente i conflitti nel mondo sono veramente ovunque. Ci sono conflitti in Asia, in Medio Oriente, conflitti in America. E ognuno di questi conflitti non deve essere... Oh, speriamo bene. E ognuno di questi conflitti non deve essere sottovalutato. In Medio Oriente abbiamo l'Iraq, abbiamo la Siria, abbiamo la Turchia, abbiamo lo stesso Libano. Il Libano nella profezia biblica gioca un ruolo importantissimo, perché noi conosciamo la profezia di Gog e Magog, e guarda caso il Libano si trova proprio sopra la testa di Israele, i monti del Libano. Praticamente ciò che divide Israele dalla Siria è il Libano, è una zona veramente piccolissima, e praticamente con questa storia della Siria, guarda caso, che in questo momento l'esercito russo praticamente si è appostato in tutta quella zona, e praticamente si trova sopra la testa degli ebrei. Questo è molto importante, ma adesso non fa parte del presente video. Abbiamo l'ISIS, abbiamo lo Yemen, il Kurdistan, l'Afghanistan, ovviamente anche l'Iran, molto importante, e non vogliamo troppo soffermarci su queste cose, perché di queste cose ne abbiamo parlato molto abbondantemente nei video precedenti. Quindi non vogliamo fare i video uguali, non avrebbe alcun senso, ok? Abbiamo parlato del fiume Eufrate, che nasce in Turchia, che scende per la Siria, va a sfociare per l'Iraq, e lì ci sono legati quattro angeli, dice Apocalisse 9, e praticamente questi quattro angeli saranno sciolti alla fine dei tempi, e quando questi saranno sciolti, la terza parte della terra morirà, la terza parte degli abitanti della terra. Apocalisse 9, eccolo qua. Eccoli qua. Poi il sesto angelo sono
quale disse: sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Furono sciolti quei quattro angeli che erano apparecchiati per quell'ora, giorno, mese ed anno per uccidere la terza parte degli uomini. Altrove dirà che morirà anche la quarta parte, quindi solamente in due volte moriranno il 70% degli abitanti della terra. Quindi potete immaginare, se il 70% degli, prima il 30 e poi il 40% degli abitanti della terra muoiono istantaneamente, solo le epidemie che questo comporta, la conseguenza di queste epidemie, sono decine e decine e decine di milioni di morte successivamente o successive. Ci sono tanti altri conflitti. In questo momento abbiamo tre nazioni che veramente da diversi anni sono sul mirino dell'occhiolino, insomma, che sono Cina, Pakistan e India. Sappiamo che la Cina ha invaso poco tempo fa la Cina per occupare del territorio, la Cina ha invaso l'India per occupare del territorio. L'India ha subito risposto e queste sono due potenze nucleari. A sua volta il Pakistan si trova in conflitto, si odiano con gli indiani, e tutte queste nazioni sono nazioni altamente armate con, appunto, armamenti nucleari, armamenti termonucleari. Bene. Oltre a questi qua ci sono anche altre nazioni, tra cui il Sudan o il Sudan, il Kashmir, Baluchistan. Vedi anche quello che sta facendo la Cina con la creazione delle isole, sta creando tensione nell'ambiente. Insomma, qui il più sano, a Roma si dice, c'ha la rogna. In Africa abbiamo il Boko Haram che sta in Nigeria, il Camerun, il Niger, il Chad, il Darfur, l'Etiopia. In America ovviamente il primo di tutti è il Venezuela. Il Venezuela è grandemente destabilizzato. Gli Stati Uniti hanno detto apertamente che vogliono invadere il Venezuela per imporre, appunto, il ripristino. Noi sappiamo che quando gli Stati Uniti invadono una nazione, subito dopo quello che creano non è il ripristino, ma è ulteriore confusione, ulteriore massacri, eccetera, eccetera, eccetera. Putin e Cina vogliono mandare truppe in Venezuela per evitare questo, e quindi anche quello è un conflitto che può portare tutta quanta l'umanità. A proposito, abbiamo fatto un video sugli Stati Uniti dove abbiamo parlato dell'ultimo eclisse, potete vederlo, è molto interessante. L'Europa è completamente destabilizzata, ma in altri modi. In questo momento noi siamo sotto il disegno, il piano cosiddetto Calergi. Vi invitiamo a informarvi, dove praticamente moltissimi anni fa ci fu questo Calergi che, non so se era un conte tedesco, non mi ricordo di dove, che praticamente scrisse un libro dove, appunto, lui rivelava i piani, diciamo, dell'alta elite che governa questo mondo per far invadere tutta quanta l'Europa, soprattutto dall'Islam, per islamizzare questo continente e mischiare le razze, farti perdere l'identità. In pratica, se qui tra un po' di anni non ci saranno più italiani, non ci sarà più nessuno che ami l'Italia, nessuno vorrà più difendere l'Italia, e questo vale per la Francia e per tutte quante le nazioni, e praticamente la globalizzazione e l'impianto del nuovo governo di ordine mondiale sarà un gioco da ragazzi, ed è esattamente quello che sta succedendo, e questo è stato messo per iscritto in un libro, e c'è ancora oggi il piano Calergi. Abbiamo anche le nuove SS. Le nuove SS magari. Le nuove SS si chiamano Eurogenfort.
praticamente Eurogenfor, noi vi invitiamo a informarvi più dettagliatamente, è la nuova forza di polizia europea. La differenza tra l'Eurogenfor e le vecchie SS è che se tu le paragoni, praticamente la vecchia SS di Hitler a confronto sono stati dei dilettanti allo sbaraglio. Cosa può fare l'Eurogenfor? L'Eurogenfor può fare qualunque cosa. L'Eurogenfor può prendere qualsiasi cittadino dell'Unione Europea, arrestarlo senza dirgli niente, portarlo in qualsiasi prigione, anche prigioni clandestine. Sappiamo che siamo pieni di prigioni clandestine. Ti può far sparire, ti può uccidere e nessun giudice sulla faccia della terra li può inquisire. Possono controllare tutte le forze di polizia di tutti quanti le nazioni che aderiscono, e tra cui anche l'Italia, perché la loro sede sta, mi pare, a Vicenza, la caserma Chinotto, e ne hanno parlato fior di giornalisti, giuristi, specialisti, tra cui appunto ne ha parlato anche questa giurista che si chiama Solange Manfredi. Ha parlato anche del Trattato di Lisbona, c'è tutta una storia col Trattato di Lisbona. Insomma, quello che si avvicina, cari amici, non è nulla di buono. Ebbene, intanto vi vogliamo far vedere quello che questi 2 minuti e 29, quello che dice appunto questa giurista, appunto Solange Manfredi, e poi voi da casa vostra potrete approfondire per fatti vostri, insomma, ulteriormente in maniera più esaustiva quanto appunto vi stiamo rappresentando. Prego, buon ascolto. Tra paesi, la comunità europea, l'Unione Europea può utilizzare per attività militari. Che cosa hanno fatto? Hanno creato l'Eurogenfor, hanno firmato alcune nazioni, Francia, Portogallo, Spagna, Italia, un trattato, il trattato di Versailles, dove si sono messe insieme le polizie militari, dove hanno stabilito che la sede di questa Eurogenfor è a Vicenza, la caserma dei carabinieri Chinotto, quindi ce l'abbiamo noi questa Eurogenfor dal 2008 e nessuno ci ha detto niente, a Vicenza, dove c'è un comitato tra loro, un comitato interministeriale che si chiama CIMIN, che dà le regole di ingaggio a questa Eurogenfor e a cui la Eurogenfor, dopo che ha finito l'operazione militare, risponde. Bene, che possibilità allora? Questa è una forza multinazionale, sovranazionale, che può essere chiamata da tutti, che può intervenire rinforzando o sostituendo le forze di polizia locali e garantire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, eseguire compiti di polizia giudiziaria, monitorare la polizia locale, compiere investigazioni criminali, dirigere la pubblica sorveglianza, regolamentare il traffico, operare come polizia di frontiera, acquisire informazioni e svolgere operazioni di intelligence, proteggere la popolazione e la comunità. Tutto. Cioè può sostituire la polizia italiana in tutto. Ma basta. Perché hanno qualche piccola agevolazione. Cioè, i locali, gli edifici, gli archivi, anche informatici, ovunque presenti, sono inviolabili. Le proprietà e i capitali di Eurogenfor sono immuni da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria. Tutte le comunicazioni degli ufficiali di Eurogenfor non possono essere intercettate. I paesi firmatari rinunciano a chiedere un indennizzo per danni procurati alla proprietà nel corso della preparazione e esecuzione delle operazioni. Gli appartenenti ad Eurogenfor non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro. Visto che le regole di ingaggio dal CIMIN, il loro comitato interno, e loro rispondono al CIMIN, non dovranno rispondere nessun parlamento. Questo, il trattato di Lisbona è pieno di queste cose. Ok. Benissimo, allora. Vabbè, questo è stato un, come dire, questo è stato un,
Io tanti anni fa, tantissimi anni fa, mi ero scaricato tutto quanto quello che è il regolamento dell'Eurogenfor, quello che si può scaricare, perché poi c'è la parte più importante che è completamente segreta, nessuno la può vedere, neanche ovviamente i parlamentari italiani, ma neanche i parlamentari di Bruxelles, nessuno può vedere quello che c'è scritto là. E si dice che loro, a parte che possono fare quello che vogliono, ma infatti si dice che il trattato, mi ricordo se è il trattato di Lisbona, insomma, è prevista anche la pena di morte che si avvicina. L'Apocalisse parla di questo, dice che alla bestia, all'anticristo, gli fu dato potere su tutte le genti, tutte le nazioni, e chiunque non avesse adottato il suo marchio e preso sia sulla mano destra o sulla fronte, sarebbe stato decapitato, sarebbe stato ucciso. Benissimo. Noi sappiamo che la storia si ripete, quindi coloro che dicono no, non succederà niente, io non so che storia hanno studiato a scuola, ma noi sappiamo che da quando l'uomo esiste sulla faccia della terra, si sono sempre ammassati gli uni gli altri, con una piccola differenza, che mentre prima si facevano la guerra con spade e archi, oggigiorno abbiamo decine di migliaia di testate nucleari sulla faccia della terra, talmente tante che la possiamo distruggere almeno 26 volte. In tutto questo caos, il mondo sta gridando pace e sicurezza, e lo sta chiedendo a grida. Si sta dicendo no al nucleare, no al terrorismo, no alle violenze, no alla guerra, no alla fame, no alla corruzione. Chi farà apparentemente tutto questo? Ci può essere un uomo che apparentemente possa concretizzare tutto questo? Beh, noi sappiamo che il diavolo ha sempre imitato Cristo, e ancora una volta il diavolo porterà una sorta di pseudo Cristo, finto Cristo. Se noi andiamo in Apocalisse capitolo 6, leggiamo nei primi versi quanto segue. Poi vidi, quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli, io udì uno dei quattro animali che diceva a guisa che fosse stata la voce d'un tuono: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, ed egli uscì fuori da vincitore e a ciò che vincesse. Ora, questa è una profezia che si deve concretizzare. Qui ci troviamo all'inizio della grande tribolazione, perché i primi quattro capitoli parlano dell'epoca della Chiesa, che appunto dura da 2000 anni a questa parte. Quella è un'altra epoca. Poi si chiude l'epoca della Chiesa, durante tutto il tragitto dell'Apocalisse non vedremo mai più la Chiesa nell'Apocalisse sulla terra. Quando leggeremo della Chiesa sull'Apocalisse, da questo momento in poi la vedremo sempre glorificata in cielo. Ecco perché la Chiesa, un altro dei mille motivi, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Ma questa è un po' un'altra storia in questo momento, poi ci ritorniamo. Non pochi cristiani hanno detto che questo personaggio del cavallo bianco è Cristo. Con tutto rispetto parlando, non conoscete la Bibbia, ma lo dico con tutto rispetto parlando. Allora, e adesso ve lo dimostriamo. Io vidi, ecco un cavallo bianco. Allora, chi è questo personaggio? Allora, primo, questo personaggio, gli viene data una corona. Ora, a casa mia, Cristo, la corona non gli deve essere data. A casa mia, Cristo, il regno non gli deve essere dato. A casa mia, Cristo non deve vincere, perché lui è già re e lui già ha vinto. Vogliamo andare in Matteo 28? Anzi, facciamo così.
Allora, Matteo 28,18 dice che Gesù, accostatosi, disse loro: ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra. Ora, se ogni potestà gli è stata data in cielo e in terra, lui ha già la corona, lui già regna. Efesi 1,20. Al 23. La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo risuscitato dai morti, fattolo sedere alla destra nei luoghi celsi, di sopra di ogni principato, podestà, potenza, signoria, ogni nome che si nomina, non solo in questo secolo, ma ancora nel secolo a venire, avendo posta ogni cosa sotto ai piedi e avendolo dato per capo sopra di ogni cosa alla Chiesa, la quale è il corpo di esso, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio mandare anche in Filippesi 2, dal 9 all'11. Ok, Filippesi, perché non me lo prendi? Ok. Dal 9 all'11, ogni volta che inizio a parlare è un guaio, che stress. Allora, per la quale cosa ancora Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è sopra di ogni nome, a ciò che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti e terrestri e sotterranee, e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Bene. Ancora prima di Apocalisse 6, che è questo, troviamo Apocalisse 5, giusto? Se la matematica, anche se noi non siamo forti in matematica, però fino a qua ci arriviamo. Apocalisse 5, dall'8 al 10, noi leggiamo: quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali e i 24 vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetere, delle coppe piene di profumi, che sono le orazioni dei santi, e cantavano un nuovo canto, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo, cari amici in ascolto, che questo personaggio sta aspettando di entrare sul pianeta Terra per ricevere la corona. E poi che cosa porta questo? Morte. Perché se poi noi continuiamo a leggere qua, verranno altri tre cavalieri con altri tre cavalli e praticamente inizieranno pestilenze, fami e morte. Benissimo. Quindi, prima cosa. Seconda cosa. Da quando Gesù va in giro con gli archi, noi sappiamo, un passo su tutti, Osea 1,5 e Geremia 49, giusto? Parla che l'arco rappresenta la forza bellica delle nazioni. Gesù non va in giro con archi, Gesù ha la spada a due tagli. Due tagli perché? Antico e Nuovo Testamento. Alcuni hanno solo l'antico, altri hanno solo il nuovo, non bastano. L'uno separato dall'altro non sono validi. Per formare la spada devono avere due tagli, antico e nuovo. E poi due sta per fede e testimonianza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Gesù va in giro con la spada. Non se ne va in giro con un arco. Ecco. L'arco, appunto, oltre che l'arco fa parte anche della mitologia greca, ma soprattutto l'arco, alla luce appunto dei passi biblici, vediamo che rappresenta la forza bellica di una nazione. Bene, poi... una cosa importante, che qui Gesù appare nel verso 1 e dice: l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli, ed è Gesù, che lo troviamo qua, che dà il via a questo cavaliere che è l'anticristo. E la dimostrazione ulteriore che quando parla di Gesù te lo descrive bene, se tu prendi Apocalisse 19, dal verso 11 al 16, ti descrive Gesù e ti dice appunto: ecco un cavallo bianco,
Colui che lo cavalcava si chiamava il fedele, il verace. Egli giudica, guerreggia in giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco e in sulla testa v'erano molti diademi. Egli aveva un nome scritto, il quale nessuno conosce se non egli, ed era vestito di una veste tinta in sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Vedete che grande differenza? È perché Satana, essendo la scimmia di Dio, imita sempre Gesù e tutto quello che lui fa. Di questo ne abbiamo parlato in moltissimi video, non ci vogliamo tornare sopra. Quindi qui abbiamo il vero Gesù, che è lui che apre l'uno dei sette suggelli ed è lui che dà l'inizio alla grande tribolazione, non prima senza aver tolto la Chiesa, avendola rapita, ed entra questo cavallo bianco. Perché cavallo bianco? Perché quando verrà l'Anticristo non è che verrà con le corna, ah sono il diavolo, no no, il diavolo non fa questo lavoro qua. Ora, in tutto questo mare di conflitti bellici, morte, terrorismo, insicurezza pubblica, epidemie, mancanza di denaro, insomma, eccetera, 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 allora lui verrà col cavallo bianco e con un arco, ma non leggiamo che l'arco aveva una freccia. Il bianco sta per pace, il bianco è santità, apparente santità, ma anche pace. Il cavallo sta per velocità, l'arco senza freccia sta per disarmo nucleare. 1968 è stato creato il Trattato di non proliferazione nucleare. In questo momento, con tutte le cose belliche che stanno succedendo, il mondo sta gridando a più forza pace, sicurezza, quindi disarmo nucleare, disarmare questi pazzi che vanno in giro lanciando missili. Ecco perché anche gli viene permesso creare, vabbè, qui entriamo in un altro contesto che comunque tra un po' inizieremo a parlarvi. Bene. La Bibbia è letterale. Quando la Bibbia usa l'allegoria, l'allegoria non è altro che l'utilizzo di simboli per descrivere però una realtà. Di questo ne abbiamo già parlato. Quindi è vero che il linguaggio apocalittico è simbolico, ma descrive, è allegorico, perché utilizza simboli per descrivere delle realtà. Appunto, in Daniele troviamo che la Grecia viene descritta, viene rappresentata allegoricamente da un leopardo, perché appunto il leopardo è veloce e la Grecia, ok, con Alessandro Magno, fu velocissimo con il suo impero a conquistare tutto il mondo di allora conosciuto. Ora, la figura del leopardo è allegorica, ma quello che rappresenta il leopardo, cioè la Grecia, non è allegoria, è un fatto reale. E così è tutta l'Apocalisse. La Bibbia è tutta letterale. L'allegoria non annulla la letteralità, l'essere letterale, insomma, della parola di Dio. Bene. Ora, che succede qua? Vabbè, ci entriamo subito. In tutto questo che abbiamo detto finora, si viene a concretizzare un vero e proprio minestrone. Un vero e proprio minestrone. Perché? E perché? Timoteo, anzi no, seconda Timoteo. Seconda Timoteo 2:15. Dice Paolo a Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso e che tagli direttamente la parola della verità. Il fatto è che avere a che fare con la parola di Dio, noi ci abbiamo a che fare con un miliardo di verità, ma tutte queste verità
essendoci stati trasmessi sì dallo Spirito Santo, ma attraverso diversi strumenti, tanti uomini diversi, tante penne diverse, in tanti secoli, l'uno separato dall'altro anche da più di 1000 anni, è chiaro che poi, come dire, è un puzzle pieno di verità, ma che vanno tutte quante armate. Armate come? A caso? No, alla luce di un contesto. Questo è molto importante. Un verso fuori dal contesto non è altro che un vero pretesto. Quindi, alla luce di tutto quello che noi stiamo vedendo, si crea un vero e proprio minestrone per coloro che non sono pratici della parola di Dio, che non sono abituati, dirà lo scrittore agli ebrei, all'uso della parola di Dio. Benissimo. Perché? Perché da una parte abbiamo guerre, pestilenze, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte non ce l'abbiamo. Cosa vogliamo dire? O vediamo subito. Allora, prima Tessalonicesi 5, abbiamo letto che quando diranno pace e sicurezza. Allora, per dire pace e sicurezza, che significa? Che pace e sicurezza non c'è. Ok? Ok, benissimo. Quindi arriverà un momento nel mondo che mancherà la pace e la sicurezza. Domanda, in questo momento nel mondo c'è pace e sicurezza? Come abbiamo visto, non c'è pace e sicurezza. Bene, ora, la storia continua. Se noi andiamo in Matteo 24, in Matteo 24, nel verso 40, diciamo così, va, dice: allora due saranno nella campagna, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi la parola di Dio ci dice, qui sta parlando del rapimento della Chiesa. Non capisco perché alcuni grandi predicatori a livello internazionale dicono che in Matteo non si parla del rapimento della Chiesa. Non lo so, me lo dovrebbero spiegare. Comunque. Allora, due saranno presi, due saranno in una campagna, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. La parola di Dio ci parla che negli ultimi tempi ci saranno fami e pestilenze e molto altro. Di questo ne abbiamo già parlato. Ora però qui ci parla di campagna, quindi ci dice che comunque non sarà dappertutto così, perché la campagna a casa mia si traduce con cibo. Vediamo se è vero. Luca 17. Allora, Luca, speriamo di riuscirci a spiegare bene. Dal 34 al 37 dice: io vi dico che in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Qui sta parlando del rapimento della Chiesa, che sarà poi questo che darà l'inizio al periodo dei 7 anni della grande tribolazione, vedete il video precedente. Ancora due donne insieme, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata. E poi dice: due saranno nella campagna, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi, quando qui dice due donne, dice macineranno insieme cibo. Quindi ci saranno tante parti della terra dove ci saranno conflitti, eccetera, 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 fami, pestilenze, eccetera, e altre parti della terra dove non ci saranno. Ovviamente quando tu c'hai le bombe che ti cadono in testa, ma è chiaro che il cristiano si inginocchia e alza le proprie mani al cielo, ma laddove i conflitti non ci sono, laddove le bombe non ti cadono in testa, laddove il cibo ce l'hai, il cristiano si addormenta. È un classico. È un classico. Ecco qui che troviamo tutto quanto mischiato. Infatti, tornando a Matteo 24, però andando a leggere un po' tutto, dal 37 al 42,
ce lo dice meglio il contesto. Ora, come erano i giorni di Noè, così ancora sarà la venuta del figliol dell'uomo, perciò che siccome gli uomini erano ai dì che furono avanti il diluvio mangiando e bevendo, la storia si ripete, la stessa cosa avverrà, prendendo mogli fino che il giorno Noè entrò nell'arca, non si avvidero di nulla finché venne il diluvio che li portò via, così ancora sarà la venuta del figliol dell'uomo. Due saranno in una campagna, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno il molino, l'uno sarà presa, l'altra sarà lasciata. Vegliate dunque, perciò che voi non sapete a quale ora il vostro Signore verrà. Bene. Quindi, in questo momento... Allora, abbiate pazienza. Vabbè, intanto parla di cibo, parla di bevanda, parla di matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera. Però da altre parti, come vedremo tra un pochino, parla di conflitti, parla di guerre e parla di persecuzioni. Quindi noi vediamo che in questo momento il mondo... E spiritualmente parlando, anche materialmente, ma adesso atteniamoci allo spirituale, poi dopo torniamo anche alla Corea del Nord per quelli che sono interessati. In questo momento spiritualmente parlando e materialmente il mondo è diviso in due. Ci sono una infinità di cristiani che vengono crocifissi, vengono torturati, muoiono di fame, vengono violentati. Altro che Dio, purtroppo permette Dio, certo, permette, perché, questo è un altro discorso, ma Dio permette, gloria a Dio, no che non permette, no, può non, ad altri non lo permette, ad altri non lo permette, perché, fratelli, non lo so, quello che fa Dio è fatto bene, noi accettiamo tutto, gloria a Dio, Signore, se ci permetti qualche cosa, dacci la forza di sopportare, perché noi non abbiamo forza in noi. Se riusciamo a sopportare è per la grazia dello Spirito Santo. Quindi da una parte abbiamo cristiani che stanno morendo a più non posso, persone che stanno morendo a più non posso, da altre parti, atteniamoci ai cristiani, quelli che stanno aspettando il rapimento della Chiesa, vediamo che ci sono cristiani che stanno ecco, noi qua in Occidente, nonostante, malgrado ci possiamo avere una infinità di problemi, ma abbiamo cibo, abbiamo una casa, abbiamo abiti, abbiamo magari scacciata, ma una macchina ce l'abbiamo, per dire, no? E gloria a Dio per tutto quello che abbiamo. Ok. E quando si sta nella bambagia, nella comodità, si tende ad addormentarsi. Ecco perché il Signore ha detto vegliate, vegliate, perché verrà improvvisamente. Quindi noi vediamo un minestrone nella parola di Dio, ma un minestrone per chi non la conosce. Questo è molto importante. Speriamo che stiamo riuscendo a spiegarci. Ora. Però per dire pace e sicurezza allo stesso tempo, perché abbiamo appunto parlato di pace e sicurezza, no? Vogliamo riprenderlo. E lì appunto, prima Tessalonicesi 5, per dire pace e sicurezza allo stesso tempo, dove sta? Eccolo qua, pace e sicurezza. Allo stesso tempo è chiaro che ci sarà mancanza di pace e mancanza di sicurezza nel mondo, e noi stiamo vedendo tutto quello che abbiamo appena detto. Nel mondo in questo momento non c'è sicurezza. La Corea del Nord, dice Alessio, cosa succederà con la Corea del Nord? Allora, Alessio non sa cosa succederà con la Corea del Nord. Siamo obiettivi. Non cerchiamo il sensazionalismo e allo stesso tempo non cerchiamo di diminuire le cose. Siamo oggettivi. Okay. Noi non sappiamo che cosa succederà nell'immediato con la Corea del Nord. Quello che sappiamo è quello che succederà nei prossimi anni nel mondo. Da qui a 10 anni il mondo entrerà nel periodo più buio che abbia mai vissuto l'umanità, e quasi e tutti e 7 miliardi della popolazione moriranno. C'è solo un modo per non morire. Credere in Gesù Cristo, vivere in Lui
e aspettare non la seconda venuta di Cristo, ma il rapimento della Chiesa che avverrà 7 anni prima della seconda venuta di Cristo, perché Cristo nella sua seconda venuta verrà con la Chiesa. E se verrà con la Chiesa, come può la Chiesa aspettare la seconda venuta di Cristo qui sulla terra? Poi quando saremo su nel cielo, grazie. Ormai siamo su nel cielo, aspetteremo lassù nel cielo la seconda venuta. Ma qui aspettiamo il rapimento della Chiesa. Quindi da una parte abbiamo il mondo che chiede pace e sicurezza, chiede il disarmo nucleare, chiede l'abolizione di poter devastare il terrorismo. Tutte queste cose le sta chiedendo il mondo. E se cominceranno a scoppiare diverse bombe, allora si farà ancora peggio. Allora, vediamo dove sta. Vi voglio far vedere un video di questo signore qua. Si potrebbe, credo, fare un grafico del tasso di soddisfazione che gli osservatori hanno ritratto dalle varie riunioni del G20 negli ultimi 2 anni. Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Rientro dell'emergenza della crisi, affievolimento della volontà di cooperare. E qui, naturalmente, io ho una distorsione che riguarda l'Europa, ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile, conclamata. Però, quindi in questo siamo come il G20, però c'è una differenza: siccome il G20 per ora non ha in modo serio, e noi in Europa abbiamo istituzioni, leggi, norme, abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento, perché si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. Avete sentito? Pace e sicurezza. Per dire pace e sicurezza serve il caos per poi mettere ordine. Quello che lui ha detto, caro amico in ascolto, sta parlando dell'Italia, ma c'è la globalizzazione, allargalo a livello mondiale. Creare il caos per poi entrare a gamba tesa, dire pace e sicurezza, e appunto conquistare. Perché se tu gli crei qualcosa a qualcuno, nasce un problema. Poi vieni tu e dici, io risolvo il problema, e prendi il potere della popolazione. Ha parlato di cessione di beni pubblici e privati, ha parlato di bisogno della crisi, e troppe cose ha detto. Noi sappiamo che questo signore nessuno l'ha votato, l'hanno portato quelli del gruppo Bilderberg, i Rockefeller, i massoni, e poi dicono che la massoneria è buona. L'agnosticismo e tutta sta gente qua. Bene, quindi, siccome deve essere creato un caos per poi dire pace e sicurezza, secondo quello anche che dice la parola di Dio, è molto probabile che nel prossimo imminente futuro, abbiamo detto che è probabile o molto probabile, non abbiamo detto così sarà, è probabile che qualcosa di molto grosso si concretizzi, qualcosa di molto negativo si concretizzi. Sarà la Corea del Nord? Chi vivrà vedrà. Abbiamo detto nel video dell'eclisse che probabilmente gli Stati Uniti debbano cadere.
Sarà questo? Non lo so. Sta di fatto che da quando c'è stato questa eclisse gli Stati Uniti le stanno passando di cotte di crude. Bene. Una cosa è certa. Arriverà qualcuno chiamato l'anticristo o la bestia, eccolo qua, che porterà una pseudo pace, una finta pace. Ma la Chiesa non vedrà questo personaggio, però vedrà gli eventi che porteranno a far sì che questo personaggio fuoriesca. In questo momento l'anticristo già si trova sul pianeta Terra, ovvio, anche perché da qui a 10 anni noi non sappiamo il giorno e l'ora del rapimento della Chiesa, ma sì, conosciamo il tempo. Guai a chi dice che non conosce il tempo. È un grave peccato. E poi c'erano tante altre cose che volevamo dire, ma tutto sommato non so se questo video siamo riusciti a spiegarci. Daniele 9:27 ci dà dei riferimenti. No, le vogliamo dire. Allora, ci sono tre capitoli della parola di Dio che non abbiamo la minima intenzione adesso di metterci a spiegare in modo esegetico, perché ci porterebbe via 25 ore a trattarli verso dopo verso. Si trovano Matteo 9:27, Ezechiele tutto il capitolo 38 e Isaia 28. Ci vogliono 15 ore per trattare verso per verso. Vi anticipiamo quanto segue. In Ezechiele 38, dando la data, dicendo in quel giorno, eccetera, 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 ne abbiamo già parlato da qualche parte, non so dove, dice che Israele a un certo punto fu trovato senza mura, cioè senza armi, in poche parole senza armi nucleari, quindi indifeso. Ezechiele 38 lo dice. Ecco qui il cavallo bianco, è colui che aveva l'arco, ma l'arco non aveva freccia, disarmo nucleare. Daniele 9:27, vabbè, si parla del patto rotto, quindi di un eventuale un patto che è appunto il patto tra Israele e l'Anticristo, descritto anche in Isaia 28. Isaia 28 dirà che questo è il trattato fatto con la stessa morte e con lo stesso inferno, infatti, e il patto comporta un'apparente pace e sicurezza. Ma poi, come dice appunto Prima Tessalonicesi 5, dirà, lo sta, eccolo qua, dirà che dopo, subito, sopraggiungerà loro perdizione, come di dolore di parto della donna gravida, cioè come quando la donna sta per partorire, gli si rompono le acque improvvisamente. Abbiamo finito. Questo è stato il video. L'altra volta mi sono dimenticato, mi dimentico sempre. Ogni volta faccio una cosa nuova. Questo è stato il video. Speriamo di esserci spiegati bene. Comunque, ci stanno i commenti sotto aperti. E fratelli, amici, il mondo, soprattutto gli amici cattolici, la Chiesa Cattolica, la dottrina cattolica non prevede il rapimento della Chiesa, anzi, questo è stato abolito. Nel senso, la predicazione di questo è stato abolito già da uno dei primi concili dell'epoca patristica, altro che non esiste nella storia il rapimento della Chiesa. Studiate meglio. Comunque, questa è un'altra storia. Quello che sta per concretizzarsi nel mondo è qualcosa di atroce, mai si è vista una cosa del genere. Dice, ma così metti paura, ma allora sei sciocco. Ma se arriva un meteorito,
e ti dico guarda, sta per cadere un meteorito, vattene, e tu che mi rispondi ah così metti paura, prendetene, vai. Quello che deve venire nel mondo è irrefrenabile, nessuno lo frenerà, è quello che ha seminato il mondo, è arrivato l'ora di pagare il conto. Gli uomini hanno preferito Satana a Dio, compresi gli gnostici, i massoni, eccetera, eccetera, e si prendono, mo ci sarà, dice l'Apocalisse, l'ira di Dio, l'ira dell'agnello, l'ira del padre e l'ira del diavolo. Noi avvertiamo, se vuoi scampare a tutte le cose che sopraggiungeranno, come scritto in Luca 21, lo vado a prendere, Luca 21, allora, Luca 21, verso, allora, ecco qua, vegliate dunque orando in ogni tempo a ciò che siate reputati degni di scampare a tutte le cose che devono avvenire. Non siamo stati chiamati a passare la grande tribolazione, ma a scampare da tutte le cose che devono venire. Luca 21 parla di tutto il periodo della grande tribolazione. Invece, a contrapposizione si trova appunto Prima Tessalonicesi 5:3, quando diranno pace e sicurezza, di subito sopra aggiungerà loro perdizioni come una donna e non si avviderà, non si accorgeranno di nulla, non scamperanno affatto, mentre invece qua parla di scampare, non sta troppo più niente. Qui parla di scampare e qui parla appunto che non scamperanno, ma una perdizione gli piomberà addosso. Ma Luca 18:8 dice, quando io tornerò in terra, è Gesù che parla, troverò la fede, troverò la gente che ancora sta pregando, sta cercando il Signore, sta avvertendo, la fede è anche valore di dire la verità, valore di affrontare le persecuzioni, perché se tu dici queste cose sarai perseguitato dentro la Chiesa, ricordatelo, mica fuori. Fuori chi se ne importa? Dentro la Chiesa ti perseguiteranno. Se non sei il pastore, è capace che pure il pastore stesso ti perseguiterà. Se sei il pastore, saranno le anime a perseguitarti. Testimonio di queste cose, troppe notti te farai in bianco. Eh sì, ma sei pronto ad avere questa fede? È quello che dobbiamo passare noi predicatori. Qui non si tratta di ministeriati o non ministeriati, siamo tutti predicatori. Poi un conto avere il ministero, quello è un altro conto. Però tutti predichiamo, avvertiamo, secondo ciascuno il proprio... questo non significa che poi non dobbiamo essere insegnati, queste sono sciocchezze. Chi dice che non deve essere insegnato non ha capito niente proprio né di Dio né della parola di Dio, e troppi ne ho sentiti anche di sana dottrina. Ah, io non ascolto nessun uomo, e poi salivano sul pulpito a predicare. Allora perché predichi? Vabbè, qui entriamo in un altro ragionamento. Tutti abbiamo bisogno di imparare da tutti e tutti impariamo da tutti, perché è lo Spirito Santo che ci insegna, direttamente o indirettamente. Sono tempi difficili, quello che sta succedendo in Corea del Nord è l'inizio, quello che viene tra un po' sarà mille volte peggio. Allacciatevi le cinture di sicurezza e dice il Signore, quando vedrete tutte queste cose, il vostro cuore non si sgomenti. Troverò io la fede in terra quando tornerò? Tu che dici? A te la risposta.
Grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Dio vi benedica, se Dio vorrà. Ci vediamo al prossimo video programma. Shalom.